Tra le numerose manifestazioni religiose del periodo di Pasqua in Calabria segnaliamo la processione del Sabato Santo che si svolgerà a Badolato nel Soveratese a cura della Confraternita dell'Immacolata di Badolato Borgo, una tradizione badolatese che la popolazione locale non vuole far scomparire, che vuole tramandare ai posteri. Ai nostri microfoni uno degli organizzatori. Esatto, ci sono circa 250 partecipanti, che ognuno ha il suo ruolo. E noi, senza anticipare niente, vi aspettiamo qua a Badolato il giorno 7 aprile, cioè vale a dire Sabato Santo. E dura circa 8 ore, cioè da mezzogiorno poi arriva alle 8 di sera più o meno. Sì, tanta gente, sì. Viene non solo dalla Calabria ma anche da tutto il meridione, diciamo. Durante la giornata ci sarà la possibilità per il turista ed il visitatore di apprezzare il centro storico di Badolato, davvero bellissimo e suggestivo. E naturalmente deve fare anche la giornata qua a Badolato, poi visita le varie chiese, tutto il paese è già uno spettacolo, diciamo. Beh sì, Badolato è da scoprire non solo nel periodo estivo ma anche nel resto degli altri mesi, e l'interesse che sta suscitando Badolato poi porta la gente a venire in momenti diversi dell'anno, e questo io lo ritengo un fatto più che positivo per Badolato. Significa che l'opera di promozione che questa amministrazione comunale sta portando avanti da anni sta cominciando a dare i risultati auspicati, convinti che valorizzare Badolato Borgo significa valorizzare l'intero Badolato, Badolato Marina e Badolato Paese. Stiamo continuando ad investire, stiamo continuando a far rivivere punti di Badolato che ormai erano abbandonati. Penso che dovremo continuare in questo percorso.